Ciao, sono Alberto Piras, gestisco e assieme al mio socio Luigi abbiamo creato questo negozio a Bologna che si chiama Solo Pendra. In questo negozio sono passati molti gruppi, molti musicisti diversi, di carattere internazionale, Sonic Youth, i Moby, i Howard Jones, Mike Patton dei Faith No More, la band di Vinicio Capossela, autore italiano. Molto spesso viene a comprare strumenti qua. Mi pare appunto che Towns abbia questo spirito abbastanza simile al nostro, cioè mettere in relazione le varie creatività fornendo uno strumento gestito in maniera nuova, che è quello di dare la possibilità ai musicisti di interagire fra di loro, indipendentemente dalla distanza, e puntare sull'immediatezza dell'idea che viene realizzata indipendentemente dai mezzi con cui viene realizzato. Questo sicuramente è una nuova frontiera, anche molto ecologica, se vogliamo, senza dover spostare mezzi e persone in giro per il mondo, uno a casa propria può lavorare, poi ci si può incontrare, è giusto che succeda questo. La gente, proprio perché non riusciva a relazionarsi con le persone, allora suonava e realizzava tutto da solo. Questo senso di onnipotenza dato dall'home recording viene spianato completamente con questo nuovo concetto di interazione. Ognuno mette quello che può e lo mette in maniera propria, in maniera creativa, in maniera peculiare.